come Fringa Festival, consiglia, fa e porta avanti. Bene, allora parliamo un po' di questo album, della, come dire, del sentore di fondo che ha portato ai vari pezzi, alle varie scelte stilistiche, fino anche alla tradizione sarda. Comincio io, vabbè. Dunque, Tripland è il frutto della, di questa unione artistica che c'è stata tra me e Arvalla, Francesco Melda, che insomma ci ha portato a concretizzare quelli che erano le nostre esperienze musicali, nel senso che comunque lui viveva e tuttora vive a Bologna, io invece ho un percorso che ha visto diverse tappe, ecco, in Italia e all'estero. E quando ci siamo incontrati abbiamo visto che musicalmente avevamo un grande feeling e quindi abbiamo cercato di applicare praticamente a questo disco tutte le nostre esperienze, ed anche per questo che c'è tanto mediterraneo, perché comunque Arrogalla viene da diciamo un tipo di musica che con la dub, elettronica, insomma, che l'ha visto collaborare anche appunto con la Francia, piuttosto che con la Turchia, eccetera. Io venivo invece da una situazione più black, per cui tutto quello che c'è legato più al gospel, jazz, è la mia parte. Quindi è nata questa cosa che è voluta partire in Sardegna, perché noi ci crediamo in questa terra e vogliamo, e vogliamo far capire che le cose si possono fare dappertutto, anche in Sardegna. Molto spesso si tende allora a scappare, a sottovalutare le potenzialità, invece noi abbiamo avuto delle persone fantastiche che ci hanno aiutato e hanno permesso, insomma, che questo disco nascesse. Certo, secondo me è anche colpa della concezione del mare, della civiltà contemporanea, nel senso che lo consideriamo come un divisore di terre, ovviamente. Tant'è che appunto ci troviamo qui in Bologna e da mesi assistiamo a concerti, a presentazioni, così come le Mentesore, così come anche di tanti altri gruppi, come il primo set del Coro, per dirne uno, oppure appunto i Rame a Foglie d'Oltre Margine, non di Il Mare. Sì, sì. Ci vuole volontà, forza di volontà, convinta di questa cosa. E poi se posso dire questa cosina, noi rappresentiamo una realtà che è un'etichetta che non vuole essere un'etichetta vera e propria, semplicemente siamo una sorta di comunità.